Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono tornato in live perché non avevo il video per oggi, colpa di ieri. No, aspettiamo che arrivi un po' la gente. Ho fatto anche per sistemare due cose. Intanto per quelli che mi stanno guardando. Ciao Angelo. Ok. Speriamo un po' che arrivi la gente. Allora, io devo passarmi perché mi è tornata. Chi sa, chi guarda Instagram sa, mi è tornata oggi la corrente. Quindi, I can use the computer. Ieri sera non sono stato neanche a passare i file del video che doveva uscire oggi. Quindi, magari così faccio spoiler. Ok, tiriamo via il volume perché non vorrei far spoiler volendo. Buondì a tutti. Si vede male. Partiamo bene. Fatemi controllare. Devo il telefono qua. Allora, controlliamo un attimo. E adesso controlliamo. Allora, Perché non provo a fare car phishing? Perché non ho voglia di spendere 400 euro per un'attrezzatura, senza contare rische, robe, che magari non mi piace. Cioè, per carità, ho anche una canna, però dovrei prendermi altre due canne, i segnalatori, le boilers, e mulinelli, filo, trecce, roba. Però porterò dei video carp fishing. Spero di registrarli per settembre-ottobre. Quello sì, li porterò. Ok, controlliamo un attimo. Beh, dai, non è che si vede malissimo. Si vede giallo, non so perché. C'ho la webcam probabilmente ubriaca. Non capisco perché tutto sto giallo che io ho luci bianche e basta. Controllo un attimo, vediamo automatico. 2 secondi di controllo. Non potete fare pescare i tonni, bravo killer. Il libero, mi raccomando. Dove vorresti far carp fishing? Scusa, il libero si fa. È colpa di Bruce che non porta la fibra. Esatto. No, dai, non si vede così male. Cioè. Sarebbe meglio vedere un pochino meglio, però vabbè, scusate la cacofonia. Allora, aspetto che arrivi un po' di gente. Tanto, vediamo un po'. Ciao Filippo. Allora, iniziamo a passare i file del video di ieri. Raga, che video è venuto. Allora, sono appena arrivato a casa, infatti mi vedete sudato, scusate, ma corri di qua, corri di là. Allora, come va? Bene, grazie. Sono un po' di fretta. Va bene, dai. Te, come si chiama? Edo? Mi ero perso un messaggio. Allora, cioè, potrebbe andare meglio. Aspettate, che magari ho fatto un casino. Devo fare così, però. Ok, Mario, ho fatto un casino. No, ho sbagliato ancora. Ok. 2 secondi perché ho paura di aver eliminato dei file che mi servivano, in verità. No, ok, tutto a posto. Manco male. Allora, vediamo un po'. Ciao, Paron Veneto, Luci Veneto e Carbura Prosecco. Mi par giusto. Continuando il discorso in direct, Killer, non mi ricordo chi, forse Stefano Davide ha la risposta per te, perché se non sbaglio uno dei due ne aveva preso uno. E che consigli per il Cavedano? Ho fatto un video, vedo, ho fatto un video, è uscito settimana scorsa, vattelo a vedere. Allora, mi dai un consiglio generale sulla lunghezza del guadino per lo spinning?
Guarda, io ho spot dove con un guadino più corto di 4 metri non puoi andare, e altri spot in cui con un guadino di 1 metro basta avanza. Oh, grande Stefano, abbiamo Stefano. Chiamami Davide, va là, visto che ci sei, Stefano. Allora, vi giuro, quindi siamo in 8. Chiamate un po' di gente, va là. Siamo in 8, sono troppo pochi, che comunque verrà visualizzato lo stesso. Però preferisco avere un po' più di pubblico per dire queste cose, perché non vorrei ripetermi, capisci? Capite? Io andrò a fare 2 session di carp fishing a Roma Tevere. Barcaccia Tevere sì, conosco e Barcaccia però no. Comunque vorrei dire no. Ah, no. Comunque dopo la live, infatti farò un'oretta di live, ragazzi. Scappo che ho da andare a pescare per fare nuovi video ancora più fighi. Non chiedere a me, killer, non conosco quel posto, non so neanche dove sia. Oh, bravo Stefanino. Stefanino, il Made in Italy paga. Allora, questa la tengo. Questa? Che clip è? No, questa la tengo, si fa ridere. No, forse. No, qua dentro c'è anche il pesce. Vediamo un attimo. Voglio riguardare la mega cattura di ieri. Che botta. Cioè, è caduta in acqua, subito mangiata. Cioè, non avete idea di cosa è successo ieri. Cioè, è successo di tutto. Veramente, ma veramente di tutto. Io sono andato a una cava e ho preso un basta 2,2 kg. Fai gara con Stefanino. Appena ho comprato l'isome, lascia perdere Stefano, lascia perdere, io ne ho trovato uno 30 volte meglio. 30. Non vorrei dire una cazzata, ma forse lunedì esce il video, forse, cioè, lo sto ancora editando, da un mese. Vediamo un attimo. Lunedì che giorno è, scusatemi. Ah. No, scherzone. Lunedì volete sapere cosa esce? Un video pazzesco. Si ritorna con la palude delle carpe. Ma ragazzi, dovete vedere che mine! Che mine! Cioè, ah. Cioè, mine, cioè, caccia bombardieri così, che mi passano sotto i piedi. Cioè, sta una roba pazzesca. Veramente stupenda. Per poi non parlare del video di venerdì, che è ancora più top. E invece lunedì 19, ragazzi, un signor video finalmente vi porto la pesca in mare a spinning. Dove sei, Edo? Io sono del Congo. Puoi chiedere pure a Stefanino, lui lo sa bene, anche a Killer. Sono miei grandi fan. Beh, mi consiglio di andare a Siluro Bove, ormai sono più o meno dappertutto. Ecco, vedi, Killer ti risponde subito. Stefanino l'ha impegnato con le testine. Anche il microfono orientato male. Allora, vediamo un po'. Allora, intanto passiamo i file. E dopo devo farmi pure gli screen. Che ho delle catture super per il video di venerdì. Vediamo, vediamo. Fast fishing. Perché l'accendino cosa ti serve, Stefanino? Voglio farvi un po' partecipare, che siete pochi, cavolo. Voi avete qualche idea per il titolo del video che uscirà venerdì? Che è quello in cui le esche le avete scelte voi. Cioè, io in mente per fare un video fighissimo, cioè, ho già la base, nel senso che catture fighe, attacchi fighissimi, contenuto del video molto, ma molto diverso dal solito, cioè, ho fatto una cosa un po' più
un po' più idiota, un po' più simpatica, divertente, però anche stando seri, cioè, ho bilanciato le cose. Però viene un video stupendo, secondo me. E cos'altro volevo dire? Avete idee per il nome? Ciao iTunes Magic, ecco la filosofia della... Hai mai pescato a feeder? Guarda, ci sono pure i video. Beato te, Magic. Ciao Giuseppe. Allora. Ok. 27 giga. Hai mai pescato in Brenta? Certo. Io devo prendere anche l'altra fotocamera e preparare anche le canne per dopo. Allora, tanto vi vado a dire che c'è una delle esche che andrò a utilizzare è questa. Piccolino. Veramente, veramente picciolino. Ah, cavolo, non ce l'ho qua, se no potevo fare una cosa. Devo misurare e contare il pesce di ieri, perché era veramente bello. Non sono di Venezia. Secondo te devo comprare gighettini o le totanale? Allora, gig sicuro. Mare sono veramente fantastici da usare. Sarò stupito, ma qui da me sull'Agno ci sono i siluri. Max, ti do un augurio, molto bello. Grazie. Killer, killer. Oggi se faccio un pescione da 20 kg è merito tuo. Allora. Allora. Voglio vedere. Cazzo, ma qua c'ho il volume. I'm curious. Oh, la cassa qua io. Aspettate che voglio controllare la ripresa di ieri. Due secondi arrivo. Beh, figa, ci sta. Sei mai stato sul Sire? No. Prendo carpe e sturione. Sul Sire ci sono i cavedani. Vic. Hai mai pescato... Allora, John. Perché dovrei pescare a spinning con gli streamer quando c'ho una canna da mosca, che è 30.000 volte meglio? Cioè, scusami. A bestie nuove mode, però... Vuoi mettere? Vediamo un po' qua, qua. Di solito dove vai a pescare? In Congo. Consigli per il silure in fosso. Le esche che fanno vibrazioni, in particolare shad. Oh. Spinnerbait,
Crankbait, se riesci a utilizzarli. Vediamo un po'. Ho 30.000 pagine aperte, però me ne servono solo 3. Ok, vediamo un attimo. Ora. Ciao Simone, ma le giraffe sbattono contro i pali, si vede male la live. Cazzo, ci posso fare? Qua in Congo succede. Un giorno sì e l'altro pure. Allora, vediamo un po'. Devo ascoltare un audio. Ok. Se vuoi vengo io che le distacco così non sbattono. Ma tu basta che non le fai scappare dai demoni, che è quella che è il problema. Che bello abitare in Congo. Già. Mi consigli che filo usare per andare a pesca al largo? Dipende che pesci vai a prendere. Cioè, se prendi sugherelli puoi usare un 0,12, se prendi, che ne so, un serra, una leccia, ti serve con 50-60, anche di più. Allora, questa è pronta. Cioè, vi dico che andrò a utilizzare la tubertini, questa, montata con un bel micro gigozzo, che mi ha fatto fare un bel pesciozzo l'altra sera. Dopo, questo però potrebbe servire. Questi qua, sì, me li devo mettere dentro. Allora, ma è dura killer che prendi qualcosa là, così. Allora, mi servono queste paio di ardettine. Questo lo posso anche lasciare a casa, sì. Non mi serve. Questo me la tengo dietro, là. Così, così. Proverò a fare un po' di rock oggi. Ciao, Angelo. Quante anni hai? Che ne hai? Tante. Tante, troppe. Anche troppe. Questo quasi quasi me lo porto. Questo lo metto già dentro. Questi me lo porto dietro. Voilà. Con i bigatti si puoi prendere. La serie delle montature, sì, potrei fare un altro paio di episodi, però intanto la lascio in sospeso, preferisco fare altre cose. Grazie Edo. Ti volevo chiedere una cosa, io domani vado in Veneto, così sul fast fishing. Guarda, ti dico che ieri ho fatto, potevo fare 3 pesci in 10 minuti. Ti dico che può cambiare, dipende dall'ambiente.
hai un posto che mangiano. Se magari non è un posto giusto, fanno più fatica a mangiare, però comunque riesci a fare un pesce sicuro. Max ha 64 anni, esatto. Siamo lì vicino. Questa ci può anche stare. Per dopo. Questo mi porto dietro, questo mi serve pure. Questo pure. Allora, questa devo fare un po' di spazio. Quindi è scappato quasi sicuro. Se sai bene come fare, praticamente. Sì, se non gli tiri in testa, sì. Allora, questo lo lasciamo a casa. Questo mi torna utile. Questo mi serve. Questo lo possiamo spostare qua. Dove fa spazio. Allora, questa va bene qua. Queste due spostiamo qua. Questa lasciamo a casa. Vediamo un po' se riesco a far star tutto. Questa via a casa. Allora, ok, fabbricazione intestino rimandato domani. Niente. Asmr con le esche. Allora, se diciamo andrò a utilizzare questo tipo di esche qua. Io ho una pastella di pane francese che amo da mettere superi i cefali e va innescata. Utilizzo da un 10 al 18, puoi usare. Mi serve, questo lo posso spostare. Questo ne ho solo quelli grandi. Allora, futuro video con un follettino bunny instant. Allora, mannone vero dei gigattini qual è? Metal Gig. Max, hai mai fatto fare di trota, hai mai fatto gare di trota al lago velocità? Mi è capitato che con una canna da ricerca partita una trovata da 5 kg. Aspetta. Trota al lago, sì. Sì, va bene. Massimo Fegume, esatto. Vista bolognese, ma veneta, la venetese. Ci sono varie versioni, c'è la versione prosecco, c'è la versione spritz. Devi trovare quella più adatta a te. Mi sto trattenendo perché sennò partono le bestemmie qua. Allora, la versione bestemmia, esatto, sì. Proprio così. Allora, VTD. Questo
questi qui. Tac. Sono riuscito a far stare tutto. Piena. Ok. Poi. That. Spinning leggero. Ok. Non ne ho, vero? No. Allora. Gli amici che comprano per le testine sono in marca Milf. Mi piace. Mi piace. Questa marca mi piace particolarmente. Allora. Qua. Sto trasferendo. Mancano gli ultimi tre file. Ma non fai dei documentari per la Tubertini? Ci sarà modo. Prossimamente, intenzione. Devo trovare un po' il contesto e il tempo, soprattutto quello. È quello che mi manca. Trovo un attimo i messaggi perché mi devo trovare con queste persone. Allora, che ore sono? Mi sa che devo chiudere prima la live. Ce l'hanno per Rod, sì. Ciao Andrea, tutto bene, grazie. Tubertini spinning al persico sole, sarebbero. Sarebbe. Allora, queste. Dentro. Qua. Perfetto. Ciao Into Magic. Questo. Ok. Allora. Sto fino alle 30, ragazzi, perché dopo devo andare. Mi dispiace, ma è così. Ho preso una decisione drastica. Ad ottobre lascio le canne da Ultralike a casa e vado solo con Black. Bravo, finalmente, hai capito. Finalmente. Allora. Sto pensando se mi può servire altro per la pescata di tra poco. Allora, quella ce l'ho, quell'altra ce l'ho. Come ce l'ho, questo anche no. Basta, sarei a posto, sì. Vediamo un po'. Manca l'ultimo file, ragazzi. E stasera mi metterò a preparare il video. Sarà doloroso perché da ottobre lo per i reali. Meglio settembre per i reali. Te lo assicuro. Ok.
Ottobre stai già andando su una stagione un po' particolare. Di aver tutto, vediamo quanto caricavo sul telefono, aveva voglia. Allora. Bueno, questo intanto lo metto via. Oh, grazie Filippo. In ottobre l'ho fatto pure l'anno reale. Bene, 6 ottobre io pianto da settembre a ottobre io pianto la tenda, io sto là fisso tutto il giorno a pescare. Dopo questa cosa è fissa. Ti sei trovato un rivale. Dai, 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 scrivimi l'ultimo file. Allora, Max dice che può andare bene l'Italica S0535 per il Fossi in Veneto, magari c'è anche roba rossa che me la prende. Guarda, io ti dico, vai sulla mia, quella che utilizzo io ultimamente. E non hai problemi con niente, te lo assicuro, e capirai nel video di venerdì. Se vuoi una solid, prendi la versione più leggera, non hai problemi. No, Stefano, guarda, tra ieri che non andava la connessione, tra la connessione, la corrente, quindi la connessione, tutto, non guardo tanti social. Simone, vai sulla mia canna. Non ti fai problemi di niente. Manca poco all'ultimo file. Così dopo posso svuotare l'SD. Oh, ciao Commander. Qui c'ho anche la bottiglia. Ah, eccola qua. Dove siete? Non ho mai usato Reddit. No. Non la conosco, Jacopo. Però mi è venuta in mente una challenge interessante che potrei fare. Però vediamo. Devo prima guardare un paio di cose. Per tutte le reali ultralight, io ti consiglio quella che ho io, la prima che trovi in descrizione. Che ne pensi della Ferribility X1? Che con le gomme leggere, però fai troppa fatica. Cioè, almeno con la versione intermedia che ho io. Quando sei sui 3 grammi, fai comunque fatica a tenere le gomme. Cioè, devi andare a sensibilità. Sei sui 4-5 grammi, vai già bene, però sui 3 pecca un po'. Differenza di altri canne, ovviamente. Oh, killer, perfetto, io tra 7 minuti vado. Taglio bene, però. Sì, Stefano, però se vai su una canna che ti permette un po' di far tutto del light, sei castrato. Lunedì la scopri. No, scusa, no, lunedì prossimo. La scopri. Ti
Ti dico che quell'esca là è meglio dell'esca naturale. Ho fatto io i pesci e il mio amico con l'esca naturale non li ha fatti. Fai te. Ero anche mutato, mi ero dimenticato che avevo mutato. Comunque, allora, ripeto. Quell'esca là ha preso pesci che molto più sospettosi dei ghiozzi e difficili da fare a gomma. Soprattutto dove pesco io. Diciamo è un profumo buonissimo, a quanto pare il profumo non fa niente. L'FBI si è mangiato i miei schiavi. Le esche da 15-25 consigli in linea massima per iniziare a pescare luccio, ma anche no. Cioè, penso che 15 esca specifica da luccio non ne ho neanche una. Cioè, che non, nemmeno le gomme singole senza amo pesano 15 grammi le mie da luccio. L'esca è migliore di tutti i tipi. Quando mi fai un bel persico sole con quello là, io dirò che è l'esca migliore. Sì, ci puoi prendere di tutto con quelle esche lì. Puoi prendere i reali, puoi prendere i. Allora è l'esca migliore. Puoi prendere i reali, puoi prendere le carpe, puoi prendere i cavedani, puoi prendere di tutto, praticamente. Luccio no, di silure volendo sì. Gli uccelli probabilmente. Vediamo un po' cos'altro puoi prendere. Cos'altro c'è in acqua? Le scatole sicuro. Grande Marco. Go big o go no, Max. Go big o go big. Cioè, quella è la soluzione. Stefano, perché non ti fai mandare tutti gli Legion Floater che hanno in America? Che così ti fai far promoter. Ce l'ho pure qua le esche da luccio. Dov'è che le avevo appoggiate le esche da luccio? Ce l'avevo qua di fianco. Ah, non le ho appoggiate di là, sono in un'altra stanza. Se si vede un po' male, tra 2 minuti devo chiudere, mi dispiace. Misura mignola per un bandolino di 5 metri. 2 in genere si usa la 2000. Cioè, puoi usare anche il 1000 volendo, ma 2000 è la più utilizzata. Quanto
Quello da 18 cm, prendi quello direttamente da 30, quello grande così. Così puoi andare a Pikes. Dopo vi faccio... No, va. No, io mi aspettavo Stefano. Ricordati che a Lucci non ci vuole un'esca grande, ma un'esca che pesca. La pesca lo prendi come un hobby o come uno sport? Entrambi. Come un passatempo, come un modo per liberarmi dallo stress, come... Putto. Oggi passo buona parte della settimana. Ragazzuoli, è ora di andare perché sennò i prossimi video non li posso registrare. Quindi ci vediamo lunedì col video delle carpe, la palude delle carpe, parte 2. Diciamo, però questa è una bella parte. Quindi per questa live è tutto. Vi ringrazio di essere stati in live. Ci vediamo lunedì. E ciao a tutti!